Mi chiamo Brett Visa Manfred. Sono il proprietario dell'azienda Brett Visa. Siamo un'impresa a conduzione familiare fondata nel 1970. Abbiamo iniziato a lavorare con la pietra naturale nel 1980-1981. Oggi potete vedere cosa siamo diventati. In un certo senso ci siamo specializzati nello speciale. Un tempo eravamo una classica azienda di lavorazione della pietra, poi abbiamo abbracciato una nuova sfida, la costante ricerca di materiali speciali su scala globale. Una volta trovate le pietre più belle, abbiamo dovuto comprendere come lavorarle in modo eccellente. Non volevamo compromessi, volevamo il meglio del meglio. È così che siamo arrivati a Breton. Ci siamo detti, abbiamo bisogno di un partner forte per la nostra realtà e confidiamo in questa scelta. Come accennato, il nostro business è lo speciale. Lavoriamo nel settore navale, siamo attivi in Svezia e Repubblica Ceca. Lavoriamo molto anche in Germania, sulle navi e nei porti. Di tanto in tanto realizziamo anche bellissimi oggetti a Londra. Le nostre creazioni sono sempre realizzate da architetti fidati. Pensate che con alcuni di loro collaboriamo da oltre 30 anni. Questi professionisti ci conoscono bene e per noi questo è un vantaggio. Possiamo sempre contare su di loro e sappiamo bene ciò che sono in grado di realizzare. Ogni oggetto, va detto, rappresenta una leva pubblicitaria per la nostra azienda. Lo stesso vale anche per la pietra, specialmente quando è così ben rifinita. Il fatto è che ogni oggetto è unico e gli architetti lo sanno bene. Deve avere sempre qualcosa di speciale. A questo proposito sono solito affermare: chiunque può comprare un'auto, per esempio una Bugatti o una Ferrari, ma solo un cliente può comprare il nostro progetto, perché poi la pietra non è più disponibile. Più la pietra è bella, rara e pregiata, maggiore sarà il fascino del prodotto finito. Credo che la vera attrazione risieda nell'approccio con cui si gestisce il progetto, nel modo in cui si lavora la pietra e da ciò che si può realizzare se ne si è ossessionati. La sostenibilità è insita al nostro prodotto. La pietra è la cosa più sostenibile che esista. In termini di riciclo, infatti, è pura natura. La nostra azienda ha una filosofia ben definita. Vogliamo essere completamente indipendenti da un punto di vista energetico. Abbiamo il nostro impianto fotovoltaico. Riscaldiamo l'intera azienda con energia geotermica. Pertanto abbiamo bisogno di elettricità solamente per questo. Inoltre disponiamo di un impianto di riciclo dell'acqua. Impieghiamo sempre la stessa acqua nei nostri processi. Raccogliamo l'acqua piovana, la trattiamo e poi la utilizziamo. Non utilizziamo acqua pura, a meno che non sia assolutamente necessario, come nel caso delle macchine Waterjet. Infine, stiamo costruendo un impianto in grado di riciclare anche la sabbia di quarzo, proveniente dalle macchine Waterjet, che consentirà di riutilizzare il 75% del materiale. L'obiettivo deve essere quello di non danneggiare l'ambiente, oltre a continuare nella produzione di pezzi pregiati. Anche questo è il futuro. Ogni azienda deve considerare questi aspetti, perché altrimenti non ha alcuna possibilità di sopravvivere. Il futuro di Brett Visa è nel design, con l'ambizione di realizzare oggetti e prodotti sempre più prestigiosi. Siamo riusciti ad acquistare lo stabile qui di fronte e ci siamo chiesti: quando allestiremo uno showroom ancora più bello? In modo che quando il cliente viene qui dalla Svezia, dagli Stati Uniti, da tutto il mondo, veda qualcosa di molto speciale. Non vogliamo essere paragonabili. Vogliamo che la pietra Brett Visa sia unica. Perché il cliente viene da noi? Perché da Brett Visa tutto è speciale. Naturalmente vogliamo continuare a migliorare anche nella digitalizzazione, nella sostenibilità e nel riutilizzo delle risorse. Inoltre, per noi è molto importante la formazione dei nostri dipendenti. Sono un bene prezioso e dobbiamo prestare loro particolare cura e attenzione.